Un logo! No! Sì, è colla! Cioè, non ci posso credere. Yolanda Ritz. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Allora ragazzi, oggi sono tornata con un nuovo video dove, come avevo promesso nel video di non scegliere la colla Elmer's sbagliata, oggi non devo scegliere la bibita sbagliata con l'aiuto di una persona che è in videochiamata. Non ti vedono, ti sentono solo, quindi saluta. Vengo solo, ciao ragazzi. Posto Verluzzo. Esatto, perché Daniele è in videochiamata? Perché queste bibite le ha preparate lui. Ma siccome oggi Daniele è andato via, cioè stamattina è andato via, non abbiamo avuto il tempo di poterlo registrare dal vivo, diciamo. Quindi lui sa cosa c'è dentro queste bibite, io non lo so. Quindi lui mi guiderà come avevamo fatto l'altra volta con la mano, mi dirà stop e io dovrò prendere la bibita. Ma prima di iniziare questo video, ovviamente lasciate un bellissimo pollice in su. Arriviamo a 8000 like per questo video, se volete un altro video di questo. Oppure se volete un bellissimo popping balloon misterioso che non faccio da una vita. E ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere sempre tutte le notifiche. Oggi facciamo un nuovo gioco. Vediamo, lo mangereste sì o no? Mi metto una foto qua di un cibo strano e fatemi sapere se lo mangereste sotto nei commenti sì o no. Allora, sono pronta. Daniele sa lui le bibite che ha fatto. Alcune sono colla e altre sono acqua colorata. Quindi adesso dobbiamo vedere un po' cosa becco. Quindi facciamo questa cosa come l'altra volta. Oh no! Allora, io adesso andrò a chiudere gli occhi e tu, Daniele, dovrei dire stop. Ok? Quando vuoi. Okay. Io vado, chiudo, eh? Vado? Vai. Oh! Dio, vai! Hai detto stop! Hai detto? Sì! Quindi questa! La lemon soda! La lemon soda, ragazzi! Vediamo nella... Non posso neanche usare, non posso fare niente, devo solo buttare sperando che sia colla. È colla gialla. C'è un copy. Ovviamente lemon soda. Daniele ha deciso di mettere. Ragazzi, finalmente ho di nuovo con me le ciotole trasparenti. Perché Welcome back ciotola trasparente. Ai vai va. Quindi colla. Ok. Ma io lo voglio far vedere a Daniele. Cioè io per un attimo lo voglio far vedere. Cioè non so se ci rendiamo conto di Daniele che sta a casa sua. Ok, allora io vado, vado. Chiudo gli occhi, Daniele, devi dire stop. Vediamo cosa mi esce. No. Smuovere, che cioè è palese, ragazzi, è acqua, cioè basta, e basta. Daniele mi comanda, quindi basta, è completamente palese, ragazzi, che forse. Però ti posso dire una cosa, i miei complimenti, perché hai fatto lo stesso colore della Schweppes a pompelmo. Come cavolo hai fatto, io non lo so. I coloranti alimentari fanno miracoli. I miei complimenti. Ok ragazzi, allora prima acqua beccata. Da una parte metto l'acqua. Allora facciamo una cosa, di qua metto quelli che prendo con l'acqua, di qua con la colla. Vai. Io sono pronta. Sono di regola 5 con acqua e 5 con colla. Quindi dovrei riprendere, se tutto va bene, spero altri 4. Altri 3 con colla. Vai. Vado. Vai Daniele. Ok, ho beccato la Fanta, che non posso smuovere, ma devo solamente buttare all'interno. Vado. Sì, è colla! Colla, sì. È colla! E vai, raga, evviva! Che bello, come arancione! Cioè, raga, guardate! Wow! Ma sono tutte clear, ste colle! Beh, eppure c'ha ragione. Evviva!
quindi Fanta e Lemon Soda mi hanno salvato l'esistenza. Adesso ancora, vado, chiudo gli occhi, vado, andiamo. Oh, oddio, mi si sta stancando il braccio, aiuto, aiuto. Stop, stop, praise, stop. È uscita la boost. A boost, no a boost, quella per mettere la roba dentro, ma boost di la bibita. Vai. Vado? No! È acqua, ragazzi. È acqua. È acqua. È acqua d'altronde. Acqua 2, dai, dai, questa è la. Ora devi fare la bella. Mo devo fare la bella. Che non sei tu. Non grazie. Tu. Allora. Era acqua azzurra. Ma che è sta schiuma? Ma è mucillaggine. Ma che ne so, è strana, è schiuma, ma che è? Bah. Vado, vado, vado. Vai, vai. Vado. Aiuto. San Pellegrino. Quindi un'altra aranciata. Vado? Vado. No! Acqua! Tre acque e due colle, peccato. Basta, basta. Ma perché? Perché è un po' sfiga. Senti, non posso scegliere un'altra. Qua sul... facciamo aspetta, cerco di... Acqua. No, cerco di metterle vicino senza captare. Non ho capito niente. Va bene, allora, dai. Vado. Vado? Vai, vai. Vado. Oh, la burn, quindi bruciam. Allora, sono pronta. Vado a spostare queste, tanto oramai acqua non acqua, si vedrà. Uno, due e e colla, ragazzi, e colla. Ok, e colla. Io direi che è meraviglioso. Che bello, e colla. Ed è... Cioè, ci hai azzeccato. Cioè, ci hai azzeccato. Hai fatto lo stesso colore della bibita. Ma qual è la bibita? Sì, anche perché dovete sapere, quando Daniele prepara ste cose si chiude dentro a chiave. Cioè, io non riesco a vedere niente. Allora, vediamo queste due cosa sono. Questa è, cioè, la Pepsi acqua, no? Ma io voglio vedere, devo prendere una ciotola. Vediamo qua dentro il colore, però. Oh, ma è nera! Cioè, Daniele, ma veramente? Cioè, tu mi volevi far aggiungere sta cosa orribile? Questa? Ok, questa è colla. Però di che colore? Il colore della, proprio della Red Bull. È colla, sì. Questa? Penso sia colla. Ah, ok, trasparente come la 7-Up. E questa? È acqua, Coca-Cola. C'è marrone, ragazzi. C'è. Non ci posso credere. È marrone come la Coca-Cola. Cioè, quindi, diciamo che sono stata abbastanza fortunata, perché mi sono risparmiata i due colori più brutti che ci fossero. Brava. Meno male. Ok, io direi di andare a dare la mescolata e devo dire che il colore che esce è molto bello, prepondera molto. Wow, prepondera, mamma mia, che soggrizzo. Si mangiano tre cani, ma che? Tre cani. Allora, questo è quello che esce, quindi è uscito un colore arancione. Adesso andiamola ad addensare, vediamo un pochettino cosa esce, più che altro. Vediamo un po'. Mescolia, ma che è? Oddio! Oh, che cosa brutta che ha fatto! Raga, perché è uscita sta cosa orripilante? Cos'era? Che schifo, perché ha fatto quella cosa? Aspettate, fatemi via sta addensante. Ma che cosa brutta? Oddio, spruzza tutta l'addensante. Avete visto che cosa brutta che ha fatto quell'addensante? Ok, mescoliamo, mescoliamo, forse la ciotola è troppo piccola, però nel frattempo sta uscendo lo slime. Diciamo che è un po' difficoltoso quando è solamente colla trasparente. Ok, sembra tipo gelatina all'arancia. È molto
gigloso, però diciamo che l'aspetto di questo slime non è il massimo, vi posso dire la verità. Se siete arrivati a questo punto del video, momento screen! Quindi adesso mi dovete fare uno screen con tutto questo slime gelatinoso e me lo dovete mandare su Instagram. Il mio Instagram è questo qua, venitemi a cercare, venitemi ad aggiungere al mio 3, mi fate uno screen e lo postate, mi taggate proprio nella foto, mi raccomando. 1, 2, 3! Ok! Aiuto, si attacca tutto! Devo dire che modellando forse un pochino meglio sto slime, alla fine non è neanche fatto. Qualcosa di positivo in questo slime, non è vero, invece c'è sempre qualcosa di positivo nello slime. Allora, togliamolo e quello che è uscito è questo. Gelatina, ragazzi, qualcuno vuole caramella alla gelatina? Questo, se si assesta, lo lascio nella ciotola, secondo me diventa pure bello, diventa abbastanza clear, lo sapete? Diventa un jiggly slime clear. Ci proverò! Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia divertito e strappato come sempre un sorriso. Io e il mio slime, che nome gli vogliamo dare a questo slime? Arancino il giglino. Medusino carotino. Medusino carotino, quindi sì, allora io arancino giglino, Daniele medusino carotino, votate il nome più carino, fa pure rima. Ok, grazie mille a tutti, noi vi mandiamo un bacione e un abbraccio, Daniele saluta. Ciao ragazzi. E noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video, bye. Bye bye.